L'iniziativa che da anni si svolge durante e parallelamente a Librix Addona un libro ha come obiettivo quello di aggiornare e implementare le biblioteche delle case penitenziarie bresciane, che sono un luogo vivo e frequentato dai detenuti. Quest'anno il numero di volumi raccolti ha duplicato quello dell'edizione 2016, superando quota 1500. Ai nostri microfoni Eugenio Massetti. Dal momento che abbiamo più che raddoppiato la raccolta, cioè la donazione dei libri da parte dei lettori, e ringraziando ancora l'impegno della banca che è lo sponsor, dell'amministrazione comunale che ci dà tutto il supporto possibile e immaginabile, la frequenza e il passaggio di più di 60.000 persone nei 10 giorni della fiera ha fatto in modo che ci fosse questo genere di generosità. In più si aggiunge che quest'anno doniamo alle carceri anche due computer per permettere di poter continuare la catalogazione e l'utilizzo, la consultazione attraverso appunto il programma sul computer, al momento che quelli che ci sono oggi in dotazione a loro sono obsoleti. Per cui io direi sempre meglio, sempre di più. La formula forse la modificheremo, ma appena appena, nel senso che cercheremo di migliorare quello che sarà possibile, però la formula è già perfetta per questo genere di iniziative. Se vorremmo cambiare radicalmente faremo ragionamenti diversi. Sì, non è gente che viene e svuota le librerie o le cantine, ma addirittura gente che acquista libri dagli espositori lì sul posto e li mette negli scatoloni per donare. Cioè, per cui c'è questa sensibilità del voler istruire chi magari ha sbagliato per permettere a questi di poter, una volta usciti, dando loro una possibilità di riscattarsi. Sì, insomma, il carcere è un ambiente di espiazione della pena, ma in realtà se un carcerato esce peggio di quando è entrato è comunque un problema della società e noi dobbiamo farcene carico. I raccoglitori di libri non erano però dislocati solo in Piazza Vittoria, sede della manifestazione, che ora è anche inserita nel novero delle fiere del libro italiane, ma anche nelle 23 filiali della BCC Agrobresciano, principale sostenitrice dell'evento. Certo, noi abbiamo scelto Librixia perché siamo convinti che sia la manifestazione che rappresenta meglio in assoluto la cultura e la qualità della cultura a Brescia. Come banca di credito cooperativo da sempre siamo convinti che non esista crescita economica senza crescita culturale, e credere nei libri e nella cultura per noi è di fondamentale importanza. L'iniziativa Dona un libro si è trasferita dalla sede di Librixia all'interno delle nostre filiali, e con una raccolta capillare all'interno appunto delle nostre filiali, e devo dire che tutti i soci, i nostri clienti, i nostri dipendenti, il consiglio di amministrazione hanno risposto con un grande entusiasmo. Difatti posso dire che circa il 50% dei libri raccolti per l'iniziativa Dona un libro alla fine è passata attraverso le filiali dell'Agro Bresciano, e questo per noi è veramente una gioia, perché nel fare quello che alla fine i nostri soci, i nostri clienti si sentono di portare avanti.